Il mio viaggio oggi inizia da qui. Si sviluppa ai piedi del castello e della chiesa madre, sorti nell'anno 1000, ma sviluppatesi successivamente nel 1200, nel 1004, con tutta una serie di modifiche. La chiesa madre è piena di opere d'arte, nel castello si conserva ancora il letto dei marchesi Doria, affrescato, con il soffitto affrescato. Sulla cima del monte c'è la chiesetta duecentesca di Santa Maria a Monte appunto, legata alla leggenda del Re Bove, una delle 100 chiese costruite in una notte sola da questo re incestuoso. Lungo le viuzze, le scalinate che caratterizzano questo centro storico così compatto, ci sono dappertutto le tracce di secoli di vita vissuta dall'uomo. Siamo a Cerce Maggiore, paese montano, oltre 1000 metri. Origine sannitica, origine da favola a dire il vero. Secondo la leggenda c'erano una volta le fate che abitavano nelle grotte e che per la cattiveria degli uomini a un certo punto si pietrificarono e stanno ancora aspettando la bontà umana che ricominci per ritornare ad essere degli esseri viventi che amano il popolo di Cerce Maggiore.